trenne in piazza Vittorio Emanuele II per il periodo natalizio. Cosa si deve aspettare la città di Rovigo? Cosa state preparando? Beh, intanto è uno stand meraviglioso perché c'è l'unione di tutti, a seconda di categoria, mondo del volontariato, imprenditori, aziende speciali del comune, che tutti sono raccolti dietro a questa attività, fatto in stretta collaborazione tra il comune Rovigo e Confesercenti, sulla quale abbiamo... E sarà pieno di sorprese perché avremo dei weekend ricchissimi e anticipo che grazie al sindaco avremo il 23 un meraviglioso presepe vivente che abbiamo proprio chiuso in questo istante l'accordo con la compagnia teatrale in cui ci saranno circa 60 persone comprese di pecore e animali vari che percorreranno nel giro del centro storico per arrivare a fare un'attività in Gran Guardia. Ecco, un Natale magico quindi quello che sta per arrivare. Il Natale quando arriva, arriva e quando arriva porta una ventata di felicità, di amore e di condivisione di tanti bei momenti. Quindi da oggi fino a dopo l'Epifania anche, perché qui parliamo di streni in piazza fino alla vigilia di Natale. Però so che ci saranno tantissime altre attività nelle nostre piazze e non solo, fino con l'evento finale dell'Epifania. Quindi venite tutti quanti a Rovigo, in centro. Ho visto che stanno anche allestendo l'albero di Natale che arriva direttamente dall'altopiano di Asiago. Ahimè, uno di quegli alberi che è stato colpito dagli eventi atmosferici di inizio novembre. Questa amministrazione ha dimostrato la sensibilità anche in questo argomento, quindi non posso dire buon Natale ancora, ma iniziamo con il grande Natale di Rovigo 2018, Capodanno 2019, con tutti gli eventi, poi parleremo anche di tutti gli eventi. Ecco, tanti eventi grazie ai commercianti e Confesercenti. Sì, io sono orgoglioso del fatto che comunque Confesercenti, insieme con le associazioni altre di categoria, con l'associazione Centro Città, porta avanti queste iniziative che vengono poi supportate dal comune e dalle aziende speciali, come diceva prima l'assessore, e che anche quest'anno avremo un panorama molto ricco di eventi e di situazioni anche culturali, poi vedrete nel programma in specifico. La cosa bella è che c'è comunque sempre questa sinergia viva e funzionante, e questa è la cosa che apprezziamo di più, e speriamo che la gente oltremodo poi partecipi a questi eventi, a queste situazioni. Ricordo che da sabato scorso sono iniziati i sabati in centro con tutte le agevolazioni, tutte le situazioni positive del caso per i commercianti e per la cittadinanza, e vi invitiamo vivamente, come dice il sindaco, non è ancora ora di buon Natale, ma buoni eventi natalizi. Grazie mille. Grazie a voi.